Bella ragazzi. Bella ragazzi, adesso vi facciamo vedere. Questo è un dado autobloccante. Ha dentro una guarnitura in nylon che quando si avvita la vite arriva lì e diventa duro. Quindi bisogna stringerlo con una chiave e continua a avvitarsi, ma è difficile poi che si svuoti. Se vi mancasse un autobloccante, si può anche costruire. Lo possiamo costruire con un normale dado. Questo è un normale dado che si avvita e basta, però potrebbe svitarsi. Anticamente si faceva questa cosa qua, prima che esistessero gli autobloccanti come quello che vi ho fatto vedere prima. Si fa così, si posiziona un po' da un lato del dado, diciamo non al centro, un po' da un'estremità del dado, il seghetto, e poi si inizia a tagliare. Se ne taglia un po', non tutto chiaramente, fino a entrare dentro dove c'è il filetto. Diciamo quasi a metà dado bisogna entrare. Come vedete, il taglio è questo. Adesso il trucco è questo, si mette nella morsa o si può usare anche un martello e si schiaccia il taglio che abbiamo appena effettuato. Così. Ora proviamo a vitare questo. Arriviamo qua e diventa duro, come l'altro dado, quello autobloccante. Noi lo blocchiamo nella morsa e possiamo continuare ad avvitare e fa una certa forza. Ecco qua. Vedete? A posto. Se vi mancasse e non avete altro, lo fate così che risolvete il problema. Bella ragazzi! Bella ragazzi!